Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Cosa direste a una persona che si comporta così? Probabilmente cose del tipo: quanto sei pigra? O che pigra che sei? Sei troppo pigra. Ok, va benissimo, ma che ne dite di rinnovare un po' il vostro vocabolario e avere delle altre espressioni invece di utilizzare il solito aggettivo pigro? Ebbene, in questo video vedremo proprio tutte le alternative a sei pigro. Perché voi, con il vostro italiano, non dovete essere pigri, ma dovete cercare di imparare quante più espressioni possibili così da variare continuamente durante le vostre conversazioni. Prima alternativa è essere poco attivo. Questa è probabilmente la più neutra di tutte le alternative che vedremo durante il video. È però comunque una validissima alternativa a essere pigro. Essere poco attivo significa appunto essere una persona che in generale non fa molto. Essere un pantofolaio. E qui cominciamo a vedere quelle espressioni un po' più divertenti, più particolari e più interessanti. Si tratta infatti di un'espressione abbastanza simpatica che indica una persona che ama vivere comodamente in totale pigrizia. La parola pantofolaio deriva infatti proprio dalle pantofole. Sapete cosa sono le pantofole? Sono le tipiche calzature che si indossano in casa. Le ho anch'io. Dunque, dire a una persona che è un pantofolaio o una pantofolaia indica che quella persona è abituata a indossare le pantofole tutto il tempo. Quindi l'idea è che non esce mai di casa, non fa nulla, passa tutto il tempo sul divano. Essere uno scansafatiche. Anche questa espressione è molto simpatica, divertente e indica chi evita di fare qualunque cosa che richieda uno sforzo. Infatti la parola scansafatiche è una parola composta, formata dal verbo scansare più fatiche. Scansare significa evitare, schivare. Le fatiche invece sono uno sforzo. Insomma, uno scansafatiche o una scansafatiche è una persona che cerca di scansare le fatiche, cioè di evitare cose troppo stancanti, lavori troppo duri o più in generale, qualsiasi tipo di lavoro e di impegno. Non essere volenteroso o essere poco volenteroso. Infatti, una persona pigra può proprio essere definita come non volenterosa o poco volenterosa. Questo aggettivo deriva dal verbo volere, che indica invece una volontà di fare, di portare a termine, ad esempio un lavoro, un compito. Al contrario, chi non è volenteroso non ha per niente questa voglia o ne ha molto poca. Un altro modo per dire lo stesso potrebbe essere svogliato, quindi privo di quella voglia di fare. Essere un fannullone. Ancora una volta un'espressione simpatica. Fannullone è una parola composta da fare più nulla. Insomma, potete già intuire il senso che questa parola vuole comunicare, e cioè indica una persona che non fa nulla, che non vuole fare nulla. Non essere motivato o essere demotivato. Si sa, quando si ha la giusta motivazione, si è capaci di fare qualsiasi cosa, anche i compiti più difficili. Ma che succede invece quando non si ha la motivazione? Si diventa pigri e non si vuole più agire. Ed è proprio da qui che deriva il significato di queste due forme che abbiamo appena visto. Indicano proprio
una mancanza di motivazione, che quindi spinge una persona a non avere obiettivi precisi e a non svolgere le proprie attività al meglio o a non svolgerle per niente. Essere ozioso. Ozio è un sinonimo di inerzia, inattività, pigrizia. È da qui che deriva l'aggettivo ozioso, che appunto indica una persona che si astiene da ogni attività, che vive in un continuo stato di riposo, che non fa nulla. Essere apatico. Una persona apatica è una persona completamente disinteressata a ciò che la circonda, totalmente indifferente, che non ha nessun interesse a stabilire rapporti sociali con le altre persone, che non è motivata a svolgere nessun tipo di lavoro o di attività, incapace di godere della vita. Dunque, il suo significato è chiaramente un po' più ampio rispetto alla pigrizia stessa, ma in qualche modo la include tra le altre cose. Però ecco, bisogna fare più attenzione a come utilizzare questa espressione in particolare, perché non sempre può essere un sinonimo di sei pigro. Per esempio, se vedete qualcuno passare tutte le sue giornate giocando ai videogiochi e urlando per gioia o per rabbia, potreste definirlo un fannullone, un pantofolaio, perché non lavora e non fa altro che passare le sue giornate sul divano a guardare uno schermo. Ma non potreste definirlo apatico, perché almeno si gode il videogioco, prova delle emozioni. Al contrario, qualcuno che è steso tutto il giorno sul divano, non facendo nulla e non dicendo nulla, lui sì che potrebbe essere un fannullone, un pantofolaio, ma anche un apatico. Notate la differenza? Poltrire, essere impoltronito o essere un poltrone. Poltrire significa passare tutto il proprio tempo in poltrona. Chiaramente il significato deriva proprio dalla poltrona, che è una sorta di sedia molto comoda, un divano, però per un solo posto. Insomma, significa ancora una volta non fare nulla, oziare. Altri modi per dire la stessa cosa, che traggono proprio la stessa origine da poltrona, sono essere impoltronito o essere un poltrone. Se si conosce poi la causa della pigrizia di quella persona, allora si potrebbe anche cambiare il punto di vista nella frase e utilizzare il verbo impoltronire, in riferimento proprio alla causa, a ciò che ha causato la pigrizia di quella persona. Per esempio, la vita comoda lo ha impoltronito. Quindi il soggetto di impoltronire è la causa. La vita comoda ha impoltronito lui. Ma potrei anche dire che lui è impoltronito a causa della vita comoda, o grazie alla sua vita comoda se ne sta a poltrire tutto il giorno. Andare o essere in letargo. Il letargo è quello stato di torpore, quasi come un sonno profondo, che è tipico di alcuni animali, soprattutto durante l'inverno, che tentano appunto di fare il meno possibile, che dormono quasi tutto il tempo per adattarsi meglio al clima e recuperare tutte le forze per poi riattivarsi durante la bella stagione. Per gli esseri umani si può usare l'espressione andare o essere in letargo per indicare quella sensazione di sonnolenza, di pigrizia generale, che impedisce di compiere qualsiasi azione. Insomma, si vuole solo dormire tutto il tempo come gli animali durante l'inverno e non fare nulla. Bene, io spero che voi non stiate poltrendo, spero che al contrario siate invece molto motivati e volenterosi di imparare tutte queste espressioni. Sono veramente molto simpatiche e anche
molto comuni nella vita di tutti i giorni, quindi sarebbe buono per voi se poteste utilizzarle durante le vostre conversazioni. Quante ne conoscevate già e quante ne avete imparate in questo video? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece volete ampliare ancora il vostro vocabolario e quindi conoscere altre espressioni, cioè delle espressioni alternative a sei bellissimo o sei bellissima, allora potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione e che è molto molto utile per poter fare dei complimenti originali e non utilizzare appunto il banale bellissimo o bellissima. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete visitare il nostro sito learnamo.com e potete anche iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e lasciare un bel mi piace perché ci aiuta molto. E non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Mi raccomando, non siate oziosi e non andate in letargo.